E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo Q&A del canale. Come al solito la fortuna ci perseguita, perché come ho detto che volevo fare questo Q&A, ho messo in box domande su Instagram, su YouTube, tutte le parti, mi sono ammalato. Febbre, tosse, raffreddore, ce le ho praticamente tutte e tre, quindi perdonate questa voce nasale e questa difficoltà a respirare, a parlare. Per adesso basta perdere tempo, mi raccomando iscrivetevi al canale e iniziamo. Una cosa che avrei dovuto fare che non ho fatto era magari mettersi già tutte le domande da parte, cosa che non ho fatto, quindi le vado a recuperare sui vari post che ho fatto, le varie stories. A proposito, se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, ci sono tutti i link in basso, anche per il canale Telegram, che per ora è vuoto, ma dopo questo video inizierà ad attivarsi. Quali sono le moto dei tuoi sogni, R6 esclusa? Allora, le moto dei miei sogni, R6 esclusa, in questo preciso momento c'è una moto che desidero particolarmente, non so perché, ho proprio un feticcio per questa moto, ed è l'RSV4 Aprilia, ovviamente. Anche se comunque fino all'anno scorso avrei detto R1. L'R1 è sempre stato il mio pallino fin da sempre, quindi RSV4 ed R1. La tua prima volta in pista? La mia prima volta in pista è stata a, penso che intendi moto, 12 anni, prima e unica, poi a 22. 12 anni, 22. Dove praticamente mio zio ebbe la geniale idea di mettermi sul uno zip preparato per fare il mondiale, con il quale lui aveva appena vinto il mondiale. E io andavo a una roba, raga, pianissimo, fermo a tutti gli effetti. Comunque, andiamo a Limatola, all'epoca si girava ancora al contrario, quindi in senso orario, praticamente. Faccio uno o due giri, gli ho detto pianissimo, rientro, e lui fa, no, devi accelerare, qua, là. Non è proprio il massimo a livello di modi, mio zio. E io, ah, ok, vabbè, bam, motorino così, a candela. Io bam, atterro fortissimo, non so che cazzo succede. Comunque quella è stata la mia prima e unica volta in pista fino ai 22 anni. Poi a 22 anni, che poi è quando ho aperto il canale YouTube a tema moto, ho iniziato ad andare in pista con le moto a noleggio, le ovale. Prima volta a Casaluce, poi Pista Italia col team Masaniello e ora un po' in giro, c'ho anche la mia, eccetera, eccetera. Quando scendi in Romagna, avevi detto settembre, ma ormai è finito. Sono venuto in Romagna, sono andato a vedere il Gran Premio di Misano e quindi sono venuto a settembre a Misano. Devo acquistare una MT-09, in due è comoda, me la consigli? Scendo da una GSX S750. Sì, nel senso, mi ha sempre dato l'impressione di essere una moto comoda, col fatto che c'ha, diciamo, la sella in un pezzo. Sicuramente molto più della GSX, almeno a vista, a occhio. Però, per questa cosa potresti chiedere tipo a Ciro Brescia o Valentino Pezzi, loro sicuramente ne sapranno di più. Però, secondo me, non è scomoda. A quanti anni hai capito di avere la passione per le moto? Da sempre in realtà, cioè sono sempre stato appassionato di moto fin da che ho memoria. Sarà che mio zio correva e quindi là magari è nata la passione per il racing, poi anche mio padre guardava le gare, quindi con Valentino Rossi il mio proprio amore incredibile, però da sempre praticamente. Fermi un attimo. Domanda perfettamente a tema: vaccinato anti-covid? Sì. Me ne sono pentito? Non parlo, preferisco non parlare. Hai mai visto da VR con il collo? Vabbè, questa è una domanda da amico. No, comunque la risposta è no. Migliori 125 sui 5K. Beh, 5K è un bel budget per un 125, un ottimo budget per un 125. Ho sempre voluto acquistare una 125 RS, quindi Aprilia, due tempi, vecchia, tipo 2008. Quei modelli là, anche prima. Secondo me quella è proprio bella, quella la prenderei di corsa io. Oppure un bel 125 due tempi, un bel motardino per imparare a impennare. Magari un bel TM come ce l'ha Pablo. Non so se lo conoscete, vi lascio il link al canale YouTube, comunque è qui da qualche parte in alto. Guardate il canale di Pablo, lui lo aveva, 125 TM, mi sembra, not bad. Ho da un mese preso la mia prima moto, consigli su una buona scuola di motociclismo nei dintorni. Mi piacerebbe molto imparare a piegare anziché affrontare le curve come gli NPC di GTA. Allora, sì, allora in Campania stanno nascendo parecchie realtà interessanti, tipo quello che ho fatto il video di Alfonso Coppola, quella di motociclismo, molto bella. Però è più indirizzata verso le persone, verso i ragazzini che vogliono fare i piloti. Là fai un percorso da pilota, che è diverso rispetto al corso di guida per imparare a piegare un po'. Se vuoi migliorare comunque le tecniche di guida, uno che posso consigliarti è Luigi Montella, anche lui ti lascio la scheda qua in alto del suo Instagram o di quello che è, contattalo, lui lo organizza, io tra poco farò un video con lui, quindi lui è uno di quelli, e poi vabbè ce ne sono in giro. Ma mi raccomando, non Smart Riders, per me quelli sono proprio, per me è no. Passiamo ora un po' alle domande anonime, che ho lasciato il link anche di quelle, queste non so cosa si andrà, sono un po' turbato. Allora, la prima che ho cliccato, sono sicuro che me l'ha fatto un amico, bastardo, però questa ve la racconto. È vero che una volta ti sei andato a schiattare dentro una 147 Bordeaux? Allora sì, una volta mi sono effettivamente fiondato in una 147 Bordeaux con una Vespa.
Allora, all'epoca avevo il motorino e lavoravo in officina. Praticamente in chiusura, quella sera passa sto mio amico Vincenzo a trovarmi e ci scambiamo i mezzi. Lui prende il mio Aprilia SR50, tra l'altro bellissimo, e io prendo la sua Vespa. Non era la Pix, era una 50, non special. Vabbè, non mi ricordo che cazzo di Vespa era. Pick up. Comunque, lui prende il mio Aprilia SR, io prendo la sua pick-up 50, iniziamo a scendere, non so perché, ma quella sera ero sovrappensiero e ero convinto di dover scendere tutta via Pietro Castellino e arrivare a prendere i cambi. In realtà dovevo andare a casa. Comunque, mi torna in mente che devo girare a destra l'ultimo a tutto. La Vespa, chiaramente, non è lo scooter, la Vespa non frena. Quindi, pesto sul freno, freno anteriore, scalo, boom, mi butto nella curva. Una follia, praticamente, velocissimo. Cerco di fare la curva, piegato. Bam, mi sono tirato dentro la 147, ho fatto una strisciata bianca. Ormai sono passati 10 anni, posso dirlo in quell'occasione. Mi sono alzato e me ne sono andato. Però sì, mi sono schiantato in una 147 Bordeaux. C'è una ragazza che mi piace, come faccio a conquistarla? Premetto, sono un po' timido. Questa domanda è stile problemi di Corazon di Salvatori. Ci sta, potete fare queste domande e vi rispondo. Allora, io inizierei praticamente proprio da là, da quel premetto che sono un po' timido. Secondo il mio punto di vista, quella è una delle cose da, tra virgolette, eliminare. Cioè, non eliminare, ma acquisire sicurezza in se stessi, far vedere che sono una persona sicura, secondo me è una cosa fondamentale per attrarre le ragazze. Credo che è quello che vogliano, almeno secondo il mio punto di vista, ma lo chiederemo a loro in un prossimo video. Ragazze, cosa vi piace ai ragazzi? Vediamo un po'. La ciclista aveva ragione, spero sia sarcastico. In realtà potrebbe avere ragione la ciclista, ma non lo sapremo mai. Oppure come lo sa, potrebbe, per me no. Questa l'avevo pubblicata anche su Instagram e non avevo risposto, ma te lo faresti succhiare da un ragazzo? Perché nel caso ti farei un gran... No, tendenzialmente no, sono etero, convinto, e quindi no. Ti ringrazio però, cioè, lusingato, però no. Immediatamente dopo un'altra domanda, ti vado di fare una cosa a tre, intendo con altri due uomini, ripeto no, no, semplicemente no. Che lavoro fai? YouTuber e videomaker. Due cose diverse, YouTube è quello che vedete ora, cioè io faccio video per i miei canali, videomaker quando lavoro per aziende. Mi chiamano, hanno bisogno di un video, io lo faccio, lo pubblicano loro e pace. Non mi nascondo che il videomaking è una di quelle cose che, nonostante mi piaccia, perché mi piace proprio fare video a me, è una di quelle cose che vorrei levare da mezzo il prima possibile. Mi piacerebbe essere, diventare autosufficiente solo con YouTube, difficile, sarebbe bellissimo, però mi piacerebbe tenere più il videomaking Muren come passione. Il peggior cibo che tu abbia mai mangiato? Allora, io ho mangiato in parecchie parti del mondo. Infatti mi stupisce che non ci siano domande sull'America, cose del genere per ora. Il peggior cibo che abbia mai mangiato? Ce l'ho. Una pizza mangiata. La prima volta è stata a New York, quindi nel 2017, in un ristorante dietro Times Square. Ragazzi, era una fetta pane duro, sottile, salsa secondo me cruda, mozzarella che in realtà era ricotta e del prezzemolo, neanche basilico. La spacciavano per pizza, costava una cifra di soldi, ci portò mia zia a mangiare là, a me e Vincenzo, il ragazzo era 147 della storia, e quella è stata la cosa più terribile che abbiamo mai mangiato, ma non a livello di ci sei napoletano, lo attrae, fai proprio schifo, schifo. Se avessi 1 milione di euro cosa ci faresti senza dire investirli? Ah ok, quindi immagino tu intenda che non posso dire, come hai detto tu, di investirli, ha senso? Allora, se avessi 1 milione di euro cosa ci farei? Non posso investirli, salderei sicuramente il mutuo dei miei genitori, ed è uno, lascerei dei soldi per fare i lavori a casa, che è una cosa che devono fare, ed è due, darei 10.000 euro a tutti i miei cugini, sono tanti, per questo 10.000, che sono veramente tanti, penso arrivo a toccare i 300.000 euro, più o meno così. Quindi diciamo già ne ho spesi 500.000 e farei un team da corse, sì, per le moto ovviamente. La parte più bella del viaggio in America, viaggio in America intendi, vabbè, America in genere. Sono due volte, prima volta 2017 quando ho fatto 3 settimane a New York da mia zia, seconda volta quando mi sono trasferito per un anno. Ci sono i video su YouTube dove spiego un po' com'è stato eccetera, però vabbè, la cosa più bella, l'ambiente lavorativo mi è piaciuto molto, eravamo tutti giovani e poi era proprio, si spingeva, per fare soldi dovevi spingere, ed è una cosa che a me piace, il fatto che tu guadagni rispetto in base a quanto tu lavori, effettivamente quanto sei bravo, è una cosa che mi piace. E poi le feste. Ha fatto delle feste là, veramente, luce, c'è certe storie, guarda che roba. Ragazza ideale, Ana de Armas, proprio Ana de Armas, proprio lei, cioè tipo vedi Ana de Armas, Ana de Armas. Ultima domanda, la chiudiamo qua, progetti per il futuro, mi raccomando iscrivetevi al canale, progetti per il futuro, progetti per il futuro, portare sul canale quanti più video possibile a tema moto e vorrei introdurre le auto, è una cosa su cui sto lavorando, arrivare a 10.000 entro EICMA, migliorare le mie abilità di guida,
mentre invece per l'anno prossimo almeno triplicare i numeri. Però sì, alla fine è produrre più contenuti possibili, coinvolgere più aziende possibili, perché ovviamente mi servono soldi per fare le cose belle. E poi vorrei cercare anche di tornare su Twitch, ma vediamo, è tutto in divenire. Comunque, Q&A finito. Devo essere sincero, è stato bello rispondere a alcune delle vostre domande. È stato bello anche farmi vedere, perché la maggior parte delle volte mi sentite col casco, ma non mi vedete, io sono così. Ancora una volta, iscrivetevi al canale, lasciate like, seguitemi anche su Instagram, lì c'è un contatto più diretto. Vi ringrazio, spero di rimettermi presto, di rimettere la moto in sesto presto. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.